Superluna è la nuova opera del regista Federico Bondi, presentata fuori concorso ad Alice nella città 2023, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma e in sala dal 16 maggio scorso. Superluna rappresenta l'opera terza per il cineasta fiorentino dopo Mar Nero del 2008 e Daphne del 2019. Un terremoto che sembra non finire mai ha distrutto un'intera area abitabile, i cui abitanti si sono rifugiati all'aperto, attrezzandosi con tende di fortuna e una baracca adibita ad area comune. Il gruppo forma una sorta di accampamento denominato Isola Rotonda, popolato da coppie come un maresciallo e sua moglie, un muratore e una parrucchiera, i gestori di un distributore di benzina e una donna incinta e suo marito, che ha lavorato a lungo in Belgio con la loro figlia Viola, di 10 anni. È proprio dal punto di vista di Viola che la storia si dipana e vede in successione la scomparsa di Pasquale, il miglior amico di suo padre, l'arrivo di un intellettuale che la comunità soprannomina Pigiama e quello di una coetanea di Viola, Anna. Le due bambine stringeranno un'amicizia che le aiuterà a sopravvivere all'emergenza e a venire a patti con alcune esperienze della vita che le aiuteranno a crescere. Il cinema di Federico Bondi, che riesce a girare film a distanze temporali esponenziali, guarda in direzione diversa da quella di molti altri. Non necessariamente ostinata e contraria, ma certamente più attenta al reale. Refrattaria alle facili semplificazioni e fedele alla vita nei suoi impercettibili scollinamenti di senso, questa volta filtrati attraverso la sensibilità di una bambina, come in passato attraverso quella di una persona con disabilità. I dialoghi sono naturali, le ambientazioni credibili e a fare da coro al regista c'è un cast di ottimi attori che condividono con lui questa visione di cinema. Senza rifuggire da un lirismo naturalistico che gli è consono e che si estrinseca in modo più evidente nell'Attesa della Luna, più grande degli ultimi 60 anni, Bondi tratteggia i personaggi in scena con amore, ma soprattutto con grande piglio realistico, indugiando sulle piccolezze ingigantite da una situazione anomala e cercando di rappresentare al meglio, e con notevole slancio umanista, un popolo che ha ancora la forza di reagire e forse di rintracciare nella collettività il senso della propria esistenza. Pur senza mai sconfinare in territori smaccatamente ottimisti, Superluna sa trovare l'intima necessità alla creazione di una bambina, che nonostante il nido di vespe scoperchiato dall'adulta fallacia e debolezza, ha ancora la forza di trovare nell'elemento più misero, una pozza d'acqua sporca ed estemporanea, il senso del proprio crescere, come la luna che si fa sempre più grande e può illuminare le zone più oscure dell'umano. Superluna chiuderà gli schermi d'autore primaverili al Cinema Lux i prossimi giovedì 30 e venerdì 31 maggio. Per la serata del giovedì sarà presente in sala il regista Federico Bondi, che introdurrà l'opera e incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Nella speranza di rivedervi, come sempre, numerosi in sala, vi ricordiamo che il cinema d'essè è di tutti. A presto!